Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 22 settembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Malmostosi fin dal primo mattino. Malmostosi quest'oggi, guai a guardarvi in faccia due volte, somigliate a pianete irte come la cacia o il rovo. Niente di più facile con Marte reattivo allo zenith in quadratura e la Luna ipersensibile in dodicesima casa, specie se a mettervi di cattivo umore è una piccola delusione di cuore o una mancata conferma. Aggiungeteci un'emicrania da tensione o quella strana sensazione che talvolta coglie quando si è sul punto di perdere una battaglia. A questo punto l'idea di vincere non conta più e nemmeno di pareggiare, forte la voglia di dare un calcio a tutto, voltando le spalle alla contesa, per andare a rifarsi più in là, sperando che sotto un altro cielo il successo torni di nuovo a sorridere. La passione, arde nel vostro cuore, vuole librarsi in alto. Decisioni affrettate su tutto, poca moderazione nelle scelte. Impulsività, fretta, voglia di bruciare le tappe. Smettetela di pensare sempre a quella persona del vostro passato, guardate avanti e puntate, per ora, ad obiettivi a corta distanza e concreti. Buone possibilità per un lavoro nuovo, sfrutta l'appoggio di due persone particolarmente fidate. Fidati di un Capricorno. Buone prospettive per chi sta per concedersi un periodo di relax e riposo. Programmate un viaggio, una gita o una passeggiata fuori dagli schemi e dall'ordinario. C'è una persona che vi pensa intensamente, come fate a non accorgervene? Siete troppo presi da un'altra persona che vi interessa e quindi siete distratti. Provate a fermarvi un attimo. Cercate di cambiare stile di vita, con impegno e regolarità potrete ottenere un più regolare ritmo di vita e lo scorrere delle vostre giornate sarà più armonioso ed equilibrate. Luna, Venere e Mercurio oggi sembrano favorire gli approcci diretti con persone nuove o appena conosciute, non appiattitevi sempre sulle stesse persone e con gli stessi argomenti. Rinnovatevi anche nel modo di interloquire. Chiaritevi al più presto con una persona che ha avuto molto da ridire sul vostro comportamento, non lasciate che il silenzio tra voi procuri situazioni imbarazzanti. Spiegatevi e chiedete spiegazioni. Un'attesa sta per finire e Venere vi assicura un periodo di forte fascino e magnetismo. Sul fronte dell'amore infatti potreste contare su qualche vittoria importante. Tagliate la testa al toro, se qualcuno o qualcosa vi infastidisce, oggi, tenetelo lontano. La vostra vita scorre ordinariamente, ma non potete permettervi lo stress da sopportazione. Urano in ottimo aspetto dal segno del toro stimola in voi una lucida visione della realtà, guardata sempre con occhi disincantati, come solo voi sapete fare. Valutare i pro e i contro di ogni situazione sarà, poi, per il vostro temperamento, il passo successivo, si rivelerà fondamentale per inquadrare eventuali mete ideali da raggiungere e che per il momento non si possono toccare. Marte contrario per la seconda decade capricornina. Pone saggi stop ad alcune vostre iniziative che restano al momento congelate. La Luna Sagittario, se appartenete alla terza decade vi dà pieno vigore, e, se avete il piacere di mettere in moto i muscoli, sarete tonici e scattanti. Preservate comunque la vostra bella linea, qualche pianeta contrario potrebbe adesso volerla insidiare. Risaltare la vostra razionalità, la forza interiore di cui siete dotati. Imbronciati con la Luna in dodicesima casa e Marte allo zenith in quadratura, segno che qualcuno oggi vi romperà le scatole, pretendendo da voi l'impossibile. I sentimenti tacciono, congestionati da Venere silenziosa, all'amore perciò non pensateci neppure, oggi vale soltanto l'imperativo del lavoro. Ciò che proprio non convince è lo spirito bellicoso del pianeta rosso, nella giornata dedicata alla pace e alla gratitudine fa lo stesso effetto del sale nel caffè. Amore ed Eros. Il cuore oggi non è la vostra priorità, avete altro per la testa, se poi qualcuno di famiglia, un nome a caso, la suocera, ha scatenato il solito qui pro quo, anche nei confronti della vostra dolce metà vi sentite più freddi e distanti.
sogni erotici conturbanti e non è detto che il protagonista sia la stessa persona che vi dorme accanto. Evitabile il senso di colpa, non si può avere giurisdizione anche sul contenuto dei propri sogni, qui è l'inconscio che parla e fareste bene ad ascoltarlo. L'eros vola su e si innalza alle stelle con Giove, Urano, Nettuno, Plutone al vostro fianco, specie se siete della seconda e terza decade. Ritrovate inoltre la piena sintonia con la persona che avete accanto, grazie a interessi culturali e intellettuali comuni, dopo un momento un po' sottotono. Lavoro e denaro? Punto dolente della giornata, il capo è intrattabile e impositivo anche senza motivo, peggio ancora se quel capo siete proprio voi, vi tirate addosso parole non proprio pacifiche da parte del vostro staff rischiando di portare avanti una giornata senza capo né coda. Comunque non arriverete alla conclusione del vostro progetto e più cercate di affrettare i tempi saltando alcuni passaggi, maggiore è il rischio di un tonfo, le cose fatte di fretta e male sono sempre da rifare. Tra qualche giorno la luna nel vostro segno vi porterà la giusta nota di spensieratezza pur nell'operosità. Con Marte ostile, c'è parecchio da faticare oggi in ufficio, ma pazientate un poco. Benessere. Ma che benessere, tra mal di schiena e di testa vi sentite un ospedale ambulante. Anche la faccia non è quella di sempre, tirata, con le occhiaie dimostra qualcosa in più della vostra vera età. Non preoccupatevi, dopo un buon sonno tornerete quelli di sempre, a distorcere i lineamenti e soltanto una grande stanchezza emotiva. Per lei, meglio evitare il rosso nell'abbigliamento oggi, di solito vi sta bene, ma se siete già su di giri rischiate di rendervi aggressive. Basta così, il livello di guardia è già superato. Per lui, già le cose non girano come vorreste, ci mancava anche il cerchio alla testa a complicarvi la giornata. Ce la mettete tutta, ma le situazioni vi sfuggono di mano, tanto vale fermarsi e prendere un analgesico. Ma un buon massaggiatore che agisca sulle tensioni muscolari del collo di sicuro riuscirebbe meglio nell'intento. Colore delle emozioni, vermiglio. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 4. Finanze, 8. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.